Buongiorno, buongiorno a tutti, devo dire questo filmato, questo video, diciamo, già danno un'idea della tematica che affronteremo oggi. Io voglio sottolineare solo tre punti, diciamo, a modo di introduzione. Intanto il Presidente La Porta mi ha presentato come membro del comitato scientifico, è importante questo ruolo attivo di tutti i componenti che vengono coinvolti nelle attività dell'Istituto stesso. E la prima notazione è proprio il coinvolgimento continuo e progressivo di questo quinto rapporto della comunità scientifica. Basta vedere il colpo e tutti i ringraziamenti che si fanno, quanto sono le personalità a livello scientifico che vengono, diciamo, coinvolte in questo esercizio che è parte ormai della comunità scientifica. E peraltro, essendo open access, cioè i dati sono disponibili, questo, diciamo, arricchisce anche evidentemente il dibattito che si può fare a livello di opinione pubblica, dando dei numeri per così dire certificati. Ed è bene che sia così in un'epoca, diciamo, dove spesso ciò non avviene. Altre due nozioni prima di passare agli altri interventi, viene fuori anche un po' dai dati che avete appena ascoltato. Il primo, questo consumo di suolo aumenta, abbiamo sentito chilometri quadrati, abbiamo sentito gli ettari, 15, sono 21 campi da calcio, questa trasformazione in epoca, diciamo, da mondiale, ti dà un po' l'idea, ma soprattutto, visto che il suolo, risorsa, diciamo, rinnovabile, in realtà seppure lentamente, è anche, diciamo, sede della produzione agricola. La dimensione media delle aziende agricole italiane tra i 7 e 8 ettari, quindi sono due aziende, diciamo, agricole al giorno, se vogliamo, un numero di riferimento che togliamo dalla produzione in modo irreversibile. E poi un'altra notazione all'interno, diciamo, di questi numeri, poi verranno presentati in modo più analitico, è che questa ripresa, diciamo, della crescita fa capire che, diciamo, non c'è stato quello che pensavamo, il cosiddetto disaccoppiamento di quei dati. E quindi rientriamo, diciamo, in una correlazione che abbiamo già visto molto subito: crescita economica, aumento dei rifiuti, aumenta il prodotto interno lordo, aumenta del rifiuto come segnale, diciamo, positivo, non è così in realtà. E la visione che dobbiamo in qualche modo ribaltare, questo è anche il momento, diciamo, di divulgazione per l'opinione pubblica, e di passare da un'economia lineare a un'economia circolare, dove la crescita c'è, ma è una crescita sostenibile. E questa aggettivazione poi sembra un po' banale, ma se uno poi legge il significato di sostenibilità, usare al meglio le risorse naturali rinnovabili, capisce che questa è la strada che dobbiamo prendere. Questo non è un elemento di riforma. L'altro, chiudo, vado alla fine, diciamo, del rapporto, quello che mi ha colpito molto è la parte sulla perdita dei servizi ecosistemici. Questa analisi, anche dal punto di vista metodologico, molto ben fatta, continuerà a evolversi, ci fa capire, diciamo, al di là degli indici dei servizi ecosistemici che sono calcolati, ci dà una, diciamo, valutazione ministeriale. Una volta facciamo l'analisi di fondi e flussi, ci sono anche dei capitali che si possono, dei costi nascosti che non sono stati stimati tutti, di cui non ci rendiamo conto sostanzialmente, ma che con la perdita di suolo devono essere sommati, non sono visibili subito, quindi forse manca ancora qualche costo nascosto rispetto alle valutazioni che vengono fatte, che avete sentito prima, che ci porta a un'altra innovazione, se volete, eventuale mentale di visione, non c'è solo il capitale economico, ma c'è anche il capitale naturale. E ritorniamo appunto in questa visione, diciamo, di economia della natura, dove le risorse naturali sappiamo sono limitate, e poi energia, quindi dobbiamo cambiare misure. Questo, secondo me, sono i tre punti, diciamo, che sottolineerei in questo rapporto, e quindi fermare qui per la sintesi che è stata richiesta giustamente la scritta.